Ciao a tutti, benvenuti sul canale Tutti a Tavola con Laura. Questa sera facciamo una ricettina semplice ma molto gustosa. La pasta tricolore. Per l'occasione ho scelto le ruote perché mi sembravano carine, ma possiamo fare qualsiasi pasta corta. Gli ingredienti abbiamo 500 ml di passata di pomodoro, 150-200 ml di panna, 4 cucchiai di pesto, olio e sale quanto basta. Pochissimi passaggi. Allora, facciamo soffriggere il pomodoro con un goccino d'olio. Dopo un 4-5 minuti aggiungiamo la panna. Dopo un 4-5 minuti aggiungiamo il pesto, un goccino di sale e praticamente il nostro sugo è pronto. Nostro sugo brontola e quindi gli aggiungiamo la panna. Aggiungiamo il pesto. Ecco qua, praticamente il nostro sugo è pronto. La nostra pasta è pronta, la unisco al sugo. Ne ho fatta un po' più dei classici 80 grammi a testa perché siamo un po' mangioni, quindi esageriamo un attimo. Poi voi basatevi su quello che piace a voi. Le nostre ruote tricolori sono pronte per essere mangiate. È un piatto leggero, quindi potete abbinarlo volendo a un secondo altrettanto leggero, come per esempio le uova ripiene, che troverete sempre sul nostro canale. Vi ricordo che potete mettere like, condividere e iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie e tutti a tavola con Laura.